È una giornata speciale, partita con un siparietto con i tifosi. Vi siete incontrati, vi siete stretti la mano e cosa vi siete detti? È stato bello perché, come abbiamo scherzato assieme a loro, la prima partita quando entro al palazzetto di Modena, se non mi fanno il solito coro che voi conoscete molto bene, mi sento nell'imbarazzo. Quindi abbiamo un accordo già con una parola a loro che lo faranno. È un progetto tecnico che punta non solo a vincere, questo avete spiegato, ma a far durare alcuni anni un obiettivo come quello di vincere. Sì, il progetto è un progetto quando riguarda più di un anno e più di una vittoria. Sono cosciente che non sarà facile di partire con quel nuovo ciclo e soprattutto dopo le vittorie di 2 anni fa, la tripletta della società di Modena. Però nello stesso momento so molto bene che il pubblico di Modena è diverso. È diverso perché è quello forse più competente in Italia, ma anche più esigente. Mi rendo conto che il pubblico sarà soddisfatto solo delle vittorie. Il nostro percorso però inizia oggi e riguarda le vittorie, ma anche la nostra importante volontà di costruire qualcosa. Quindi cercheremo di ristrutturare sia la società che la squadra, nel senso di avere più continuità nel lavoro e di non essere così dipendenti nel futuro dell'arrivo o della partenza di un solo giocatore o due. Per me questo prevede un lavoro sui giovani, sia italiani che stranieri, e anche fare un mischio con giocatori esperti di alto livello. Così metà di loro porta entusiasmo, la volontà di lavorare, e gli altri invece portano l'esperienza e la mente fredda in campo. Non poteva mancare in conferenza stampa, dopo le parole degli ultimi mesi, una domanda su Bruno Resende, che prima aveva detto io no con Stoicev e poi ha detto verrò a Modena per cambiare idea. Cosa ne pensa di questa ultima dichiarazione di qualche giorno fa? Ma io Bruno innanzitutto l'ho avuto sempre da avversario e non l'ho mai conosciuto di persona. Da avversario è stato veramente stimolante di giocare contro, perché lui è uno che a me piace per il fatto che lui gioca non per giocare ma per vincere, che fa differenza. È ovvio che non vorrei fare i commenti sulle sue dichiarazioni e interviste, è meglio chiedere a lui, però io di persona non ho avuto mai nessun tipo di problema con lui e anche io sono curioso di conoscerlo personalmente. Poi dal punto di vista sportivo non ho i dubbi.